Ok, il titolo forse è un po' forte, ma se c'è una cosa che mi dà assolutamente fastidio è quando i produttori di tecnologia realizzano degli smartphone senza senso. Ho approcciato questo Redmi 10 con tutte le buone intenzioni, anche perché so che è uno smartphone economico, quindi non mi aspetto caratteristiche e funzionalità mirabolanti, ma nemmeno mi aspetto uno smartphone inferiore a ciò che c'è già sul mercato, anche da parte della stessa casa, offerti allo stesso prezzo. Ho tante cose da dirvi, quindi iniziamo. L'aspetto estetico conta relativamente su uno smartphone di fascia bassa e se c'è un ambito su cui un brand può limitare la spesa, questo è proprio sui materiali e sull'aspetto in genere. Il design però tutto sommato non è male, la colorazione stessa ricordano le iconiche linee del brand Redmi, tuttavia il materiale plastico di cui è dotato al posteriore, al tatto, risulta davvero molto economico, oltre a sporcarsi molto facilmente, anzi troppo facilmente, di ditate. Se questo aspetto però è passabile, molto meno lo è frontalmente, dove incontriamo subito la nota più dolente di questo smartphone, ovvero lo schermo. Sulla carta sembrava un classico LCD di fascia bassa della casa Xiaomi, quindi di discreta qualità, da 6,5 pollici con risoluzione Full HD e addirittura refresh rate a 90 Hz. Nella pratica però uno dei peggiori, se non il peggior LCD mai visto quest'anno, con pochissimo contrasto e con un angolo di visione davvero limitato, è sufficiente inclinarlo di qualche grado per perdere dei livelli importanti di luminosità oltre a variare i colori. Il refresh rate di 90 Hz poi dovrebbe regalare quella fluidità in più, ma l'hardware di cui è dotato non riesce a stargli dietro, quindi i continui micro lag presenti nel software, nel sistema in genere, vanno praticamente a inibire questa caratteristica, riproducendo alla fine della fiera una sorta di 60 Hz con continui micro rallentamenti. Il sensore di impronte digitali è posto sul lato di accensione laterale, ma il riconoscimento e il relativo sblocco dello schermo impiegano circa un secondo, quindi un tempo abbastanza lungo. L'unica nota positiva è l'affidabilità nel riconoscimento, per cui non sbaglia un colpo. C'è però un aspetto positivo di questo smartphone, superiore rispetto anche ad esempio a Xiaomi Mi 11 Ultra. Sto parlando del sensore di prossimità, che è finalmente tornato fisico, quindi c'è effettivamente un sensore. Funziona ottimamente, nessun problema di risveglio dello schermo durante le chiamate. Finalmente, speriamo che sia di buon auspicio anche per i prossimi prodotti in arrivo nei prossimi mesi. Altro e ultimo aspetto positivo di Redmi 10 è la parte audio, dato che ha un effetto stereo garantito dallo speaker principale e dalla capsula auricolare, che tra l'altro qui sulla parte superiore ha una griglia dedicata per far fuoriuscire meglio l'audio. Però c'è un piccolo sbilanciamento a favore dello speaker principale, quello inferiore, per cui il volume è leggermente più alto. Però senza andare a cercare il pelo nell'uovo, l'audio stereo c'è. Così come tutti gli smartphone Redmi, anche questo Redmi 10 presenta la MIUI nella versione più recente, ovvero la 12.5 su base Android 11, quindi non male. E per chi conosce i prodotti della casa, il software è completo di tutte le varie funzionalità presenti sui prodotti di questa fascia, come ad esempio il turbo videogiochi, gli strumenti video, le finestre a comparsa, la modalità light per andare a semplificare un po' l'utilizzo dello smartphone, e poi ci sono anche i temi per personalizzare a proprio piacimento il software o la gestione delle notifiche con un nuovo pannello, per cui se tiriamo giù dalla parte destra compaiono notifiche, dalla parte sinistra compare una sorta di pannello di controllo e poi si può fare uno swipe laterale per passare da una schermata all'altra. Le funzioni quindi non mancano, ciò che manca principalmente, come vi dicevo, è la fluidità e la reattività, dovuto sicuramente in parte alla pesantezza del software, ma in parte alla limitata dotazione hardware. Il cuore pulsante di questo smartphone è il MediaTek Helio G88, affiancato da 4 GB di RAM e 64 o 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD. E oltre al processore di fascia bassa, un altro grande neo è la tipologia delle memorie eMMC e non UFS, per cui sicuramente vanno a non aiutare questo smartphone nelle prestazioni. Ci vogliono almeno un paio di secondi, forse anche tre, per aprire le applicazioni meno complesse. Se siete soliti passare velocemente da un'app all'altra, noterete anche la tendenza dello smartphone a chiudere forzatamente le applicazioni per andare a liberare la memoria RAM. Quindi, insomma, l'esperienza d'uso è sempre un po' stressante, sia per i tempi lunghi, sia per questi continui e costanti micro lag che vanno, come vi dicevo, a inibire la caratteristica dei 90.
60 Hz. Detto ciò, in chiamata non è affatto male, anche se l'audio della capsula auricolare è un po' ovattato. Per quanto riguarda invece la ricezione, prende bene. Non è dotato però di connettività 5G, solo 4G, è comunque uno smartphone dual SIM. Poi ha Wi-Fi AC a doppia banda e Bluetooth 5.1, oltre anche l'NFC. Mentre sulla parte superiore sono presenti anche la porta audio da 3,5 mm e il trasmettitore infrarossi per comandare altri dispositivi a distanza. E quindi affrontiamo il tema fotocamere. Sono 4 i sensori posti qui sul retro, ma 2 al solito praticamente inutili e 1 con una caratteristica abbastanza altisonante, ovvero il sensore principale che è una 50 megapixel. Non però, anzi siamo lontanissimi dalla 50 megapixel presente ad esempio sugli smartphone OnePlus e Oppo. E proprio la qualità fotografica non è proprio di casa su questo smartphone. Forse il sensore nuovo ha bisogno di ottimizzazione, ma al momento siamo su un livello davvero scarso, con foto non convincenti un po' in tutte le condizioni di luminosità. Il giudizio è lo stesso anche per la fotocamera ultra grandangolare, che comunque è presente da 8 megapixel, ma soffre ancora di più sia in ottima condizione ambientale di luce sia in notturna. Poi c'è un sensore da 2 megapixel per la profondità di campo e 2 megapixel macro, che però li reputo decisamente inutili sia per qualità sia per utilizzo. Il giudizio poi resta invariato anche per la fotocamera frontale, anch'essa da 8 megapixel, e nei video, che è possibile registrarli a 720p o 1080p in entrambi i casi a 30 frame al secondo, non di più né per frame al secondo né per risoluzione. Redmi 10 però ha ancora un piccolo aspetto positivo, abbastanza classico per gli smartphone di questa fascia di prezzo, ovvero la batteria 5000 mAh, ricarica rapida tra virgolette 18 watt, con l'alimentatore presente in confezione che tra l'altro è da 22,5 watt. La batteria assolutamente è il suo punto di forza, così come dicevo come tanti altri prodotti, perché permette di fare circa una giornata e mezza, anche due se lo andate a utilizzare poco, con diverse ore di utilizzo si superano tranquillamente le 6-7 ore di schermo acceso, e quindi da questo punto di vista promosso. Dove invece non è assolutamente promosso è sul prezzo: 179 € o 199 € in base al modello, al quantitativo di memoria interna, venduto attualmente sul sito Gobo, è uno store che diciamo spedisce dall'Europa, e probabilmente lui è uno smartphone destinato ad arrivare anche sul mercato in maniera più ufficiale invece che ufficiosa tramite questo negozio, che però vi offre anche un coupon sconto, vi lascio le informazioni nel box qui in alto. Un prezzo decisamente troppo alto, perché su queste cifre potete acquistare tranquillamente Poco M3 Pro 5G, che è tutto un altro mondo. Se il prezzo infatti è lo stesso, offre un display di maggior qualità, fotografie migliori, video stabilizzati seppur digitalmente, autonomia simile, audio stereo di maggior qualità e addirittura connettività 5G. Insomma, tutto un altro smartphone, tutta un'altra tecnologia, un prodotto con tantissimo senso e che potete acquistare anche su Amazon volendo. Questo Redmi 10, finché non scenderà sotto i 100 € assolutamente, vi sconsiglio di andarlo ad acquistare, perché sì, come ho messo nel titolo, secondo me questa è direttamente spazzatura tecnologica e mi duole dirlo. Ma Xiaomi ha in serbo molti altri prodotti in arrivo nei prossimi giorni, quindi seguiteci per ovviamente non perdervi, iscrivetevi al canale per non perdervi questi prossimi contenuti, lasciate un bel like al video se vi è piaciuto, ovviamente ci vediamo al prossimo contenuto. Un saluto da Michele, protoandroid.net.